Paolillo, Zhang, hai un debito insostenibile, devi cedere, non hai altre strade. Ora diranno da Pechino che Paolillo è un rincoglionito. Volevo ricordare che è stato direttore generale della Banca Popolare di Milano, è stato nell'Inter, è stato nel calcio per tantissimo tempo. Vedrete che ora Paolillo lo faranno diventare, detto in senso figurato, uno che ha smesso di prendere le medicine. Volete vedere? Ma questa è la stessa gente che ha il coraggio di parlare male di Moratti. Questi di Pechino hanno il coraggio di parlare male di Moratti e di parlare bene di Zhang. E questo vi fanno capire che mentalità possono avere certi personaggi. Mandateli in Cina. Questi qui, mandateli ad abitare in Cina, tutti. Quanti sono? Perché ormai che Zhang si è costretto a vendere lo hanno capito tutti, poi deve fare un comunicato, arriverà un comunicato, stanno tutti riprendendo una notizia da Twitter, lo stesso che parlava di un CDA dove l'Inter non c'entrava nulla e secondo lui quel CDA c'entrava anche l'Inter, infatti io poi dopo sono stato offeso perché gli ho detto guarda che quel CDA con l'Inter non c'entra nulla, potrebbe essere un CDA di 27 miliardi di cose, nonostante tutto loro stanno riprendendo una notizia su Twitter dove il 9, segnatevelo, il 9 di maggio ci sarà, secondo loro, un comunicato di Zhang. E quindi, visto che non ci fu nessun comunicato quando l'Inter fece il prestito di Oaktree, sfido chiunque a dire il contrario, c'è stato un comunicato, non penso proprio. Quindi, secondo questi fuorilasse, Zhang farà un comunicato per dire al mondo intero e per esternare la sua potenza economica: cari ragazzi, farò un prestito per pagare un debito. Perché secondo loro accadrà questo. Forse ancora non ci siamo capiti che lui, cioè, qui bisogna solamente capire come Zhang si toglierà dai coglioni. È diversa la cosa. Oaktree gli dà altri 4 mesi di tempo, entra qualcun altro con le quote in maggioranza, non esiste più né rifinanziamento e né riscadenziamento. Bisogna solo ed esclusivamente capire in che maniera si toglierà dai coglioni. E chiedo scusa alle signore, ma io sto dicendo una parola che mi esce proprio fuori dal cuore, perché mi sono rotto i coglioni e mi sono rotto le palle e chiedo ancora scuse di scatole cinesi, di debito che paga debito, di controllante, di jing dong, di zing zing, di zing dang. Mi sono rotto i coglioni. Io voglio tornare ad avere un progetto serio, voglio tornare ad avere una società che comunica ed una programmazione. Perché con questo personaggio era morta la programmazione e l'organizzazione, cosa che non può mancare in un top club prestigioso come l'Inter. Programmazione, investimenti e comunicazione sono tre cose fondamentali per un top club e noi non ce l'avremo mai con questo qui. Perché domandano a Zanetti dove Zhang, quello guarda, ma che giorno farà domani? Oh, mi sembra ci sia alle nuvole, e dici, ma quell'altro Marotta gira discorso, un presidente che non partecipa alla festa della seconda stella è una vergogna. Lui vorrebbe fare il presidente con l'intelligenza artificiale, senza soldi, non essendoci mai, non facendo nulla, e ripeto, io sfido chiunque a prendere un pensionato sulla panchina che dormicchia con la testa calante, a metterlo presidente dell'Inter e a notare la differenza che ci può essere con Steven Zhang. Noto chiunque a notare la differenza. Che differenza c'è? Lui si è ritrovato un giocattolino che va da solo, creando, tra virgolette, secondo me, solamente dei problemi, perché purtroppo i suoi guai giudiziari, di prestiti, di debiti, ricordiamoci anche in Premier League ha perso una causa e deve pagare, si ripercuotono comunque a livello di immagine sull'Inter. Io non sto dicendo che lui lo fa apposta, ci mancherebbe, ma purtroppo risulta ancora, purtroppo, il presidente dell'Inter e quindi ad oggi bisogna solo capire come si toglie dai coglioni. Ci sentiamo più tardi, ero fuori in trasferta di lavoro perché io lavoro e non sono sempre, diciamo, davanti al PC, perché se io potessi starei 6 ore al giorno a parlare solo e esclusivamente di Inter. Ci siamo capiti? Quindi per Oaktree non c'è stato nessun comunicato, vedremo se farà un comunicato dove dice io farò un prestito per non pagare un debito. Te lo ripeto, bisogna solo capire come si toglie dai coglioni. Ciao Inter!